Radio Radicale, siamo con l'onorevole Squeri di Forza Italia, imprenditore, per parlare della possibilità che vengano assunti 60.000 assistenti civici. Allora, questa notizia è stata un po', come si può dire, valutata ironicamente da alcuni quotidiani che hanno parlato dell'arrivo di 60.000 sceriffi, di vigilantes. Volevo sapere lei che cosa ne pensa per far rispettare la fase 2. Allora, la fase 2 va rispettata chiamando i cittadini a una responsabilità che, a dire il vero, in certe situazioni non abbiamo visto, soprattutto, ed è comprensibile da parte dei giovani, perché essendo tornati in libertà, se io avessi avuto 20 anni probabilmente sarei anch'io così desideroso di passare il tempo con i miei amici a bere una birra, però bisogna farlo con responsabilità, per cui questo deve essere un appello fatto forte e chiaro, perché se è vero che il virus, come dicono soprattutto quelli che sono in prima linea, sta regredendo dalla sua virulenza, comunque dobbiamo ancora essere cauti. Detto questo, rispetto all'idea che è venuta fuori dell'assunzione di questi 60.000, sarebbe uno ogni 1.000 cittadini, io la reputo una cosa non praticabile, se fosse invece veramente nei progetti inaccettabile, perché non è possibile prendere un qualsiasi cittadino, magari senza nessun titolo, senza nessuna qualifica, se non magari quella di prendere il reddito di cittadinanza e metterlo a interfacciarsi con quello che comunque sono le sfere di libertà di un singolo cittadino, che solamente le forze dell'ordine addestrate con la legittimità che hanno possono fare in maniera oculata e funzionale. Altri esperimenti lasciamoli a Sud America o altri stati, insomma. Quindi secondo lei non potrebbe funzionare? L'idea che queste persone invece possano essere assunte dai privati potrebbe funzionare di più secondo lei? Ma allora, io vedo, mi sembra già di vedere situazioni in cui esercizi pubblici per far sì che le procedure previste, ma non solo, anche proprio per una oculatezza maggiore rispetto a quella che può essere una normalità, hanno personale che viene, diciamo, predisposto nel misurare la febbre laddove anche non fosse obbligatorio, ma volontariamente lo si mette, piuttosto che a dirigere, diciamo, quello che è il traffico, tra virgolette, dei clienti che entrano in un negozio piuttosto che vanno a un ristorante. Però un conto è un personale preso da un datore di lavoro che lo forma, lo imposta, gli dà direttive precise, un conto è far sì che spunti un'altra categoria di semilavoratori pubblici per svolgere una funzione di cui non hanno nessuna qualifica. Senta, quindi lei come li inquadrerebbe questi lavoratori? Come lavoratori socialmente utili oppure come addirittura dei pubblici ufficiali al servizio della protezione civile? No, io proprio non li inquadrerei proprio, non li prevederei proprio. Bisogna, ripeto, fare appello alla responsabilità dei cittadini e poi ci sono gli organi preposti che possono essere le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni locali, piuttosto che poi i vigili, i poliziotti, i carabinieri, laddove proprio si arrivi addirittura a sconfinare in ipotesi di inosservanza di leggi, allora lì sì che c'è il titolo per intervenire. Ma consentire, fatemi usare un termine brutto, ma che mi viene in mente, a un chi che sia, di poter interfacciarsi, ripeto, con quelle che sono le libertà individuali, non ci sto proprio. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Luca Squeri di Forza Italia.